Tante volte ci ritroviamo magari a scartare alcune parti di preziosi vegetali come il finocchio, e in questo caso parlo di questa barbetta, della parte, diciamo, anche di questi gambi del finocchio, e magari anche la parte più dura di una verza, e magari buttiamo dei pezzi di foglia che sono rovinati e che per esempio vogliamo scartare se facciamo degli involtini. Oggi vi voglio proporre un decotto prezioso per il nostro benessere che ci permetterà di non eliminare, quindi di non scartare queste parti che di solito possono rischiare di finire nel cestino. Ecco qui, prepariamo un decotto proprio con i pezzetti della parte più dura della verza e pezzetti di foglie e anche della parte interna che normalmente può essere scartata perché appunto rimane dura al palato, e andiamo a mettere tutti questi, appunto, questi scarti all'interno di un pentolino con dell'acqua. Così li spezzettiamo. Poi prendiamo la barbetta del finocchio. In questo modo noi otterremo un decotto che aiuta a depurare l'organismo, che è drenante, depurante e anche alleato del sistema immunitario, perché il finocchio aiuta a depurare e a drenare ed ha anche proprietà digestive. La verza aiuta a contrastare le infiammazioni ed è alleata del nostro sistema immunitario. Andiamo quindi a mettere in un pentolino e poi ci prepariamo anche delle scorzette di limone. Mi raccomando, utilizziamo limone di origine biologica. Ecco qui. Questo limone profumatissimo regalerà gusto al nostro decotto. Lo facciamo bollire per almeno 10-12 minuti. Ecco qui il decotto di verza, finocchio e limone ha bollito. Adesso questo l'ho lasciato raffreddare, ma voi vi consiglio di berlo tiepido, anche caldo, non troppo bollente, e non vi resta che filtrarlo e sorseggiarlo.